ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo a parlare di Nintendo Switch, argomento centrale del mio canale, e la realtà aumentata. Vi dirò la verità, realizzare questo video ha incuriosito anche a me cercando tutte le fonti, sia su YouTube che su Google, e grazie alle quali ho scoperto veramente tantissime cose che prima non immaginavo neanche. Ma prima di tutto facciamo una doverosa premessa: io non ho assolutamente idea se la Nintendo Switch possa far girare qualche gioco in realtà aumentata. In realtà, se proprio dovessi essere sincero, non penso che possa al momento. Le risorse hardware della console, ridotte al minimo per renderla portatile, non reggerebbero la mole di lavoro. Ma sappiamo tutti benissimo che la Nintendo è espertissima in questo settore, ovvero quello delle innovazioni. Basti pensare a Nintendo Labo, insomma, stiamo parlando di un oggetto fatto di cartone che sfrutta le telecamerine infrarossi dei nostri Joy-Cons per giocare. O ancora più semplicemente pensiamo alla console stessa, una console modulare. Teoricamente il modulare dovrebbe essere il futuro in qualche anno circa da adesso. Ovviamente insieme a tutti i sensori di movimento, il touchscreen, telecamere infrarossi e via dicendo. Insomma, avete capito cosa intendo. Non che il touchscreen sia una cosa innovativa, però comunque mettere tutto quanto all'interno di una cosa così piccola è notevole. Insomma, un botto di roba. Quindi di conseguenza, se dovessero inventarsi un modo per giocare col VR, non mi stupirei più di tanto. Ma al di là di ciò, perché sto mettendo in campo questa ipotesi? Beh, il motivo è semplice: abbastanza tempo fa degli esperti di informatica hanno navigato tra i codici della Nintendo Switch, hanno smontato un po' il sistema operativo arrivando al codice sorgente, cioè, ma l'hanno fatto a pezzettini ed è sbucata fuori una stringa di codice con scritto VR. Magari si tratta solo di una cavolata che non vedrà mai luce, un po' come l'easter egg di Iwata dedicato a Golf, che oltretutto fu tolto poco dopo l'introduzione scoperta. Ma nonostante ciò, oggi voglio parlare con voi di tutti quanti i miei desideri e aspettative. Prima di tutto, cos'è la realtà virtuale? La realtà virtuale, o VR, è un altro nome per definire la realtà simulata. Già nel XX secolo in molti parlavano di questa fantomatica realtà simulata, il cui termine viene coniato però con VR nell'89. In sostanza, nel campo videoludico al momento, per VR intendiamo tutti quegli oggetti tipo i caschi dell'Oculus Rift, della PlayStation, eccetera, che ci permettono di entrare in un mondo simulato che reagisce in base a come ci muoviamo, come interagiamo col mondo e via dicendo. I visori che permettono ciò al momento comunque sono ancora abbastanza cari e richiedono veramente un usaggio di risorse veramente veramente grande. Stiamo parlando comunque di immagini barra video che devono essere elaborati in un certo modo. Insomma, non so se avete mai provato un VR, ma se non è abbastanza di buona qualità vi viene la nausea in pochissimo tempo. Passando però al lato di Nintendo Switch, come ci potremmo immaginare un visore per la realtà aumentata? Io ho pensato questo: se il visore è una realtà troppo grande per la Nintendo Switch in termini di risorse utilizzate, potremmo far diventare la console stessa un visore. Abbiamo già avuto la visione di questa possibilità grazie a Nintendo Labo, il kit numero 2 dedicato al robottone. Grazie comunque ai sensori Joy-Cons introdotti all'interno di questo casco di cartone che possiamo indossare, potremo cambiare la visuale all'interno del gioco stesso, insieme ad altre varie chicche che non sto qua a spiegarvi, perché se volete vederle le trovate già sul mio canale spiegate. Nello stesso identico modo, un potenziale visore VR di Nintendo Switch potremmo immaginarlo in questo modo. Ma attenzione però, con la console all'interno già del casco, proiettata quindi davanti ai nostri occhi. Il problema principale, e forse l'unico di questo genere, è la bassa risoluzione della console in modalità portatile. La risoluzione è intorno all'HD, che non garantirebbe una grandissima visione da quella distanza, perché potremmo vedere sicuramente i pixel e causarci grandi nausee. Ma nonostante ciò, l'idea rimane comunque di base validissima. Un visore dove inserire il proprio tablet è un'idea molto vicina a quelli che sono già i visori meno costosi, quelli da 20-30 euro, dove inserire il telefono all'interno. Però il punto è: quali giochi potremmo far girare? Cosa potremmo farci con questo eventuale VR? Beh, innanzitutto al giorno d'oggi i programmi di grafica o cose del genere, programmi interattivi, ci sono con i visori. Certo, non potremo chiedere alla console di elaborare dati grafici di quel genere per creare cose, però potremmo creare, non so, dei simulatori. All'interno della console vanno fortissimo i simulatori, ma in generale vanno fortissimo come per esempio Minecraft, che grosso modo, al di là di un sandbox, è anche un simulatore di varie cose. Forse sto dicendo un'eresia, però la dico. Io francamente vorrei un simulatore di qualsiasi cosa, anche per esempio un simulatore dove trovarti con altre persone e indossare un avatar. Mi pare che esista già, perché ho visto qualche video di PewDiePie giocando a una cosa del genere. Però ovviamente parliamo sempre dell'Oculus Rift, che costa veramente un botto di soldi, e anche se dovessero costare 400-500 euro rispetto ai 7-800 che conosco, ci sarebbe comunque da accompagnare insieme a tutto questo un bel computer con le palle. Stiamo parlando comunque di immagini decisamente elaborate, come vi dicevo prima. Sarebbe anche bellissimo magari tuffarsi nel mondo di Zelda, nel mondo di Mario, nel mondo di tutti quei giochi che hanno segnato la storia di
di Nintendo e vederli in prima persona. Infatti non abbiamo mai provato nessuno di questi giochi usando proprio i panni del personaggio, ma l'abbiamo sempre visto da dietro, quindi in terza persona, un po' come in Splatoon, un po' come in Zelda Breath of the Wild, un po' come Super Mario Odyssey e anche altri giochi come Xenoblade 2 e via dicendo che abbiamo visto l'anno scorso sulla nostra console. Insomma, sarebbe tutto estremamente curioso, non so, anche un party game. Immaginatevi una cosa come quattro amici che si trovano, tutti e quattro con la console, la inseriscono all'interno di questo visore in testa e si trovano a giocare tutti e quattro un qualcosa, party game, in primissima persona, nei panni del proprio personaggio, e ci si divertirebbe veramente tantissimo. Certo, se quindi i Joy-Con stanno in testa per garantire comunque alla Switch il sensore di movimento che non ha integrato, dovremmo avere un altro paio di Joy-Con da tenere in mano per simulare quello che vorremmo fare, che non sarebbe neanche così impossibile, dato che sul web ho notato che tantissima gente ne ha addirittura 4 paia. Io francamente non saprei cosa farmene, ne ho 2 paia più 2 Pro Controller e direi che per adesso sto a postissimo così. Insomma, idee ce n'è tantissime e a me sta cosa stuzzica da morire. Da quando ho letto le prime volte su internet di questa possibilità del VR, sono rimasto contentissimo perché ho detto: cavolo, magari Nintendo ci sta seriamente pensando e stavolta fa il passo verso qualcosa che mi piacerebbe veramente da morire provare. Già con la console sono rimasto veramente stupito quando l'ho comprata il 3 marzo del 2017, veramente un gioiellino pazzesco, ma se proprio volessimo mettere i puntini sulle i, sono rimasto molto più stupito di leggere che ci sono stati magari dei tentativi di VR. Cioè, capito, ci sono anche delle istruzioni in queste stringhe di codice se vengono attivate, e la cosa è strana. Insomma, crei un qualcosa che probabilmente non può reggere il VR, ma comunque provi il VR. Qualcosa lo stai testando, qualcosa c'è sotto, qualcosa vuoi provare, qualcosa vuoi portare per stupirci nuovamente. E sappiamo tutti che Nintendo in questo è veramente la migliore nel stupirci, nel proporci idee sempre nuove, nel trovare soluzioni alternative a cose che sennò non sarebbero possibili. E come dicevo prima, Nintendo Labo. Madonna, lì stavamo parlando proprio di cartone, proprio la materia più infima, più semplice, dei Joy-Con, e ci puoi fare tutto, un pianoforte. Adesso sta uscendo anche il nuovo kit con i veicoli, che tra l'altro sarà compatibile con Mario Kart. Quindi insomma, tutto quanto il mondo Nintendo è un continuo rimandarsi ad altri giochi. Quindi si crea un ecosistema veramente stupefacente, che secondo me con un VR potrebbe soltanto fare ancora più faville. Io davvero sarei contentissimo di poter vedere una cosa del genere su una console così piccola, perché farebbe ricredere prima di tutto tutte le persone che ci hanno sputato sopra per i mesi prima dell'uscita. E dico prima dell'uscita perché dopo l'uscita si sono ricreduti dopo le vendite, ma hanno iniziato a sputare altre sentenze che veramente io non riesco a capire, da possessore della console, ma anche di altre. Cerco sempre di essere il più imparziale possibile, ma certe volte c'è poco da dire. In ogni caso, ragazzi, io lancio la palla a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di questa, tra virgolette, scoperta, perché era già in giro sul web da molto, ma mi ha stupito veramente tanto, al tal punto da volerci fare sopra un video. Fatemi sapere i vostri pensieri. Vi piacerebbe un casco per la realtà virtuale su Nintendo Switch? Vi piacerebbe la mia ipotesi d'idea? Scrivetemi le vostre, soprattutto. Sarebbe carino se nei commenti iniziassimo a chiacchierare e a capire quali potrebbero essere effettivamente le soluzioni per creare il visore a realtà aumentata o simulata con questa console, che effettivamente problemi di hardware qualcuno ce l'ha. Quindi niente, ragazzi, dopo questo video io vi saluto, vi ringrazio come sempre per la visione, per il mi piace, per esservi iscritti, e vi invito nuovamente in un prossimo video, il prima possibile, qua sul mio canale. Ciao!